Benvenuti a nuovo appuntamento con le top news. L'Istat, la disoccupazione mai così alta, caso NSA, spiata anche l'ambasciata italiana. In Egitto, ultimatum dei manifestanti a Morsi, via domani. Sono oltre 3.140.000 i disoccupati nel nostro paese, fissato così a maggio un nuovo record storico. Migliorano invece i dati sulla disoccupazione giovanile, anche se resta alto il livello di guardia. Il quotidiano britannico Guardian rivela che i servizi americani dell'NSA spiavano anche l'ambasciata italiana a Washington. Il Guardian cita nuovi documenti forniti dalla talpa del Datagate Edward Snowden, che si trova ancora nell'area transit dell'aeroporto di Mosca. 7 morti e più di 600 feriti, il bilancio degli scontri tra i sostenitori e oppositori del presidente egiziano Mohamed Morsi. Lanciato dall'opposizione un ultimatum al presidente egiziano, deve lasciare il potere entro domani. Prima visita ufficiale in Israele per il premier Enrico Letta, iniziata allo Yad Vashem, il museo dedicato alla Shoah a Gerusalemme. Non abbassiamo la guardia in questo momento in cui si riaffacciano germi di antisemitismo nella nostra amata Europa, dice il presidente del Consiglio. Un vasto incendio in Arizona ha provocato la morte di 19 pompieri impegnati in un'operazione di contenimento delle fiamme a 135 km a nord-ovest da Phoenix. Le vittime facevano parte dei Granite Mountain Hot Shot, unità di elite che viene utilizzata per gli incendi più violenti. Tragedia da Cerra, dove un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a coltellate nello stadio comunale. Il ragazzo, morto sul colpo, si trovava sugli spalti dello stadio per assistere ad un saggio di danza. Il Brasile vince la Confederation Cup 2013, la terza di fila, battendo 3-0 la Spagna nella finale giocata al Maracanã di Rio. Reti dei verdeoro realizzate da Fred, autore di una doppietta, e di Neymar. Le furie rosse sbagliano un rigore.